Bentornati da Videodrom in via Magenta 85 a Livorno. Siccome questo mese fa un caldo bestia e ho avuto parecchio da fare, ho dovuto saltare l'Oriente e la monografia. Guardiamo un po' se a settembre riusciamo a girarne un paio di monografie, una più breve e una più lunga, e di tornare con l'Oriente. Ma siccome mandava, ho deciso di fare i consigli di agosto parte 2. Il primo film che vi voglio consigliare è un horror distribuito dalla Blues One Entertainment e dalla Eagle e si intitola The Night of the Vault, Last Phases in originale. È diretto da tal Adrian Garcia Bogliano e l'attore protagonista è un ottimo Nick D'Amici, che interpreta Ambrose McKinley, che è un ex reduce del Vietnam, un cieco, che va a vivere in un nuovo quartiere, praticamente di una nuova cittadina. E nel quartiere succedono degli strani omicidi, tutti riportabili a degli animali che però sembrano essere sconosciuti alla polizia per la violenza. Anche il nostro D'Amici viene attaccato da uno di questi animali, sopravvive e si rende conto che in realtà, nonostante sia cieco e tutto il resto, questi animali non sono animali assolutamente, ma sono dei bei, grossi, simpaticissimi licantroponi. Ok, detto questo, il film è prodotto da Larry Fessender, che ha fatto 2000 film, fa l'attore nei film di Bell'Altri, fra The West, Di là di su di giù, lo stesso attore, c'è 2000 produttori, sono le classiche produzioni indipendenti americane, che però anche questa volta colpiscono nel segno molto di più dei blockbuster. Per tre principali motivi. Il primo motivo, che sembra una cazzata, ma è che il CGI, cioè la computer grafica, è ridotta al minimo, praticamente non esiste. Il secondo motivo è perché c'è probabilmente, insieme all'ululato e al lupo mannari americano a Londra, la più bella trasformazione mannarica vista almeno negli ultimi 30 anni, quindi veramente degli effetti incredibili. Il terzo è che il film, pur avendo praticamente tre location, due attori e pochissime situazioni, riesce a essere tesissimo e veramente ben fatto. Ripartendo dal lato tecnico, il film, nonostante sia un film a basso costo, non dà alcun senso di essere un film povero, perché è ricco di idee, i dialoghi sono veramente intelligenti, il modo di comportarsi del nostro protagonista non è da deflagrato idiota, anzi è un personaggio quasi Clint Eastwoodiano, io lo definirei Eastwoodiano, sembra quello di Gran Torino cieco, cioè un personaggio antipatico ma simpatico, che ha al suo interno tanta saggezza dovuta appunto alla sua vita di merda che aveva fatto come militare. Un film che ha girato i peggio festival del mondo e che è stato riconosciuto anche abbastanza, che da noi naturalmente esce direttamente, dopo essendo un film di pare 2014, esce direttamente per l'home video senza essere quasi considerato, ed è veramente un peccato, ripeto, perché il regista dirige veramente questa storia scritta da Eric J. Stoltz in maniera pulitissima, uno di quei registi adorabili da parte mia, che sembra veramente rimasto agli anni 70-80, che non cerca quei tempi sfasati pieni zeppi di montaggio schizzoide. Dicevo quindi che il montaggio è di quelli puliti, intelligenti, fatti ritmare le inquadrature e le sequenze al momento giusto, con la tensione che si dipana piano piano nel film, un film che ha appunto di questi suoi tempi ristretti, anche perché poi in realtà, se poi contiamo le sequenze, sono tantissime le cose che accadono, però il regista riesce incredibilmente a non accavallare una sequenza all'altra, è tutto ben studiato per arrivare poi al classico finale dove dovremo scoprire chi è il mannaro, insomma, perché questo è, diciamo che è una specie anche di giallo in quel senso, perché dobbiamo scoprire, anche perché abbiamo lo sceriffo, il prete, insomma c'è un po' anche comprimare, diciamo così. Sono di ottimo livello sia come attori, perché sono tutti attori comunque di film degli anni 70-80 ormai spenti, sia appunto come dialoghi, perché i dialoghi sono praticamente sempre credibili. Questo cieco che va a giro alla pala, che odia addirittura anche il suo cane guida, un personaggio veramente sopra le righe, ma che però riesce a essere in realtà realistico al massimo, proprio perché è giocato senza scherzi, senza trucchetti, è un personaggio che va al centro della storia, è semplicemente un personaggio che si trova all'interno di una storia con i lupi mannari, ed è questa la cosa interessante. Il lupo mannaro, diciamo così, non si mangia solo la gente e non si mangia però la storia, perché il tutto è
c'è anche un che di unicondizione piena di King nel prete, c'è sempre un po', è molto citazionista, perché la trasformazione meravigliosa di cui dicevo all'inizio è una citazione esplicita del Lupo Mannaro americano a Londra. È che nel 2017 avere una citazione esplicita da John Landis è praticamente un'eiaculazione, è una cosa che non capita tutti i giorni ormai. Questi registi di merda dove Lupo Mannaro si trasformano in 15 secondi della computer grafia, non fanno paura a nessuno, ma sembra il Little Lossi e lo vanno a pigliare. Qui invece Lupo Mannaro è proprio Mannaro, rompe veramente il cazzo, è cattivissimo. Il film oltretutto, che sembra partire abbastanza leggero con lo splatter, poi piano piano inizia a darci di brutto, e anche lì il gore e gli effetti non sono assolutamente fatti al computer. E questo non è perché io sono contro l'effetto al computer, quando l'effetto al computer è ben inserito ne sono felice, ma in questi film solitamente che sono indipendenti la computer grafica ha poco spesa, cioè ci spendono poco e vengono fuori dei troiai indicibili. Va detto che anche in film come quello del nostro amato e purtroppo scomparso Wes Craven Curse, di Lupi Mannari hanno fatti al computer grafica, era miliardario e faceva cagare uguale. Il Lupo Mannaro secondo me ha bisogno della ciccia, del pelo, e questo film fa vedere il pelo, un po' messa a Chagrin, mettiamolo così, ha bisogno del pelo. Questo film ha bisogno del pelo, e il pelo finalmente la fa da padrone, perché ci troviamo in un film che è veramente un horror a tutti gli effetti, perché spaventa, è vero che spaventa, ragazzi, spaventa, cioè fai 3-4 scene che sono veramente spaventose. Il Lupo Mannaro finalmente non è ridotto al solito coglione ebriaco in mezzo alla strada e si trasforma ogni tanto, e che un conta un cazzo e che arriva in fondo sì a cazziane. La storia, come ho detto, è costruita perfettamente, e in più, ripeto, il regista sconosciuto a me riesce a gestire i tempi bene. I tempi intesi proprio come ritmo, come anche fotografia, riesce a mettere insieme dei piccoli quadri, al solito pochi piani sequenza, pochi girigogoli di macchina, perché il tempo è poco, quindi bisogna cercare di recuperare e fare un bel quadro. Un regista appunto che sa fare il suo mestiere e che spero possa riuscire a recuperare a fare altra roba, anche perché il film comunque, tranne che da noi dove non se l'è inculato nessuno, come ho detto, ha vinto parecchi festival e ne ha girati tanti. Un film che mi sento di straconsigliarvi, è uscito da pochissimo, una bella versione, si vede bene, ed è un film che, ripeto, tira su un'altra volta questo horror di serie B o serie C, come volete chiamarlo, che però non si rifà mai alla merda modello Asylum e che non cerca assolutamente di avvicinarsi al blockbuster, ma che ha nella sua identità proprio di film indipendente la sua bellezza, nella fotografia slavata, negli attori consumati, nella sceneggiatura sempre contro lo spettatore, mai come posso dire, con strizzatine d'occhio per essere simpatica ai ragazzi di 15 anni. Col cazzo, per gustarsi bene questo film bisogna averci anche un certo tipo, secondo me, di cultura cinematografica per l'amarlo a tutti gli effetti. Io che ci posso fare? Io mi accontento probabilmente di poco con l'horror, poi come a Nadri poi ne esce uno ogni 60 anni, fanno tutti i cani. Invece questo finalmente, Night of the Wolf, non si sa bene perché in Italia cambiano i titoli di inglese in inglese, lascia la Last Phases, tanto se lo devi cambiare in Night of the Wolf la gente ci si incricca, dopo guardi più Night ci fanno un casino, tanto non si sa l'inglese, chiamate per favore col cazzo del loro dito, e così siamo tutti più contenti. Ma chiudo dicendo che chi non l'ha visto, chi è rimasto lì dicendo ma la copertina fa un po' ha sbagliato di brutto, perché questo è un film veramente bomba, è uno di quei film che mi sento di straconsigliare e che è uscito da pochissimo in DVD e che merita non una, non due, ma tre visioni, e quindi per me merita di mortone l'acquisto. Naturalmente, come al solito, dopo Dario ho capito che lo devo dire più spesso, perché così comprate di più. Qua sotto ci sono i link di Amazon, se volete comprare il film lo potete fare, come ho detto ci potete comprare anche in Parigi, tanto per cosa mi arriva se passate da questi link. Il secondo film è un film che ha fatto schifo al 99% delle persone che l'hanno visto, e al solito io faccio parte dell'1% delle persone che ama la follia. La ama anche quando non è perfetta, la ama anche quando è sbilenca, anzi forse la amo ancora di più quando è sbilenca. Kevin Smith, come avevo detto, l'avevo dato per morto dopo Poliziotti fuori e tutto, se volete c'è la filmografia, andatevela a vedere. E invece con Tusk e con Red State mi aveva assolutamente smentito, perché Red State è un film serissimo, incredibile, e Tusk a suo modo, pur essendo una commedia folle, è sempre credibilissimo in tutte le sue sfaccettature. Quindi il film che vi sto per consigliare è Yoga Hosers, il suo ultimo lavoro, ovvero Guerriere per sbaglio. Allora, questo Guerriere per sbaglio narra la storia di Colleen C e Colleen M, che sono due amiche che vanno al liceo, due classime bionde svampite, una tra l'altro, una è Harley Quinn Smith, l'altra è Lily Rose Depp, la figlia di Johnny Depp, e quell'altra che cantava Joe Taxi, che poi me lo ricorderò, quella col buo in mezzo, ah sì, Vanessa Paradis, ok.
E allora di questi due ragazzini, che sono due rincoglionite in realtà, che vanno avanti a telefonino, che hanno questo vezzo assurdo di andare dietro il negozio a cantare canzoni tipo modello rock pop schizzato, un po' folli come gli pare a loro, e che praticamente una notte si trovano a dover fronteggiare, dopo che a scuola gli hanno spiegato che c'erano i nazisti nel loro paesino e nella loro città in Canada, sono costrette a combattere questo nazista che non è mai morto e che ha creato questi nazisti in miniatura, che però sono dei viewster ripieni da tipo cavoletti di pannocchie, di krauting, si capisce bene. E la storia è appunto di questi due che durante questa notte devono riuscire a sconfiggere questo VIP, perché lui fa l'Armageddon nazista attraverso appunto l'invasione di questi viewster. Ora, detto così, il film potrebbe sembrare una stronzata, e in effetti lo è. È inutile negare l'evidenza. Il film è un cazzatone che probabilmente il grande Kevin Smith si è divertito a bestia a girare. Ora, tanta gente ha detto di questo film, si sarà divertito lui a girarlo, ma noi a vederlo ci ha fatto caso. A me no, io me lo sono visto due volte, me lo guarderò anche tre, forse mi compro il Blu-ray e forse vado anche a trovare lo sceneggiatore, che credo sia lo stesso Smith, sia adorabile. Cioè, che scrive una cosa talmente assurda che non piace a nessuno, secondo me, perché non è un film, non è una classica commedia all'American Pie con le dufie che poi garba, no, perché in realtà queste due qui sono due idiote, due deficienti, che se gli levi il telefono muoiono. C'è una scena fantastica che la professoressa gli leva il telefono a uno e questa casca intera ce l'avrà lei sulla coscienza, io non ne voglio sapere, vede che cosa ha fatto, i danni che può procurare. Queste sono due folli complete che non vengono mandate alla festa di questi suoi amici. Altra scena fantastica, i suoi amici che in realtà sono di una serie nazisti, serial killer satanisti, che li vorrebbero far fuori e che invece loro fustigano di mazzate, e che vengono uccisi a sua volta da questi viewster nazisti, e lì parte poi in realtà il tutto. Quindi è un film assurdo, dove queste due all'interno di questo mega store dove lavorano, appunto in questa notte dove dovrebbero andare alla festa e che invece sono costretti a lavorare lì perché la mamma ce li caga, e è della mamma e del patrigno, è del padre e della matrigna, e ce li cagano, e appunto questa notte sono costretti a combattere contro questa cosa. Cioè, il film in realtà è tutto qui. Cioè, quello che rende grandioso il film sono un paio di cose che Kevin Smith non lascia mai in secondo piano. Prima di tutto la descrizione di tutti i personaggi, perché tutti i personaggi hanno comunque una loro dignità. Anche il batterista fantastico che sta e suona con loro, che si fa i tatuaggi solo per essere un po' più credibile all'occhio di loro, perché è un bonaccione e quindi poveraccio, ci fa tutti i tatuaggi e loro pensano di essere figure, loro lo maltrattano continuamente. È fantastico il padre, che è un completamente idiota, è fantastica la matrigna, che è stronzissima e gli va contro per ogni cosa. Ed è grandioso anche Johnny Depp, perché abbiamo un Johnny Depp che, come in Task, fa il solito personaggio, è quello che in realtà gli spiega tutte le cose e gli fa risolvere le situazioni. Ora, anche qui hanno detto che Johnny Depp è inutile, che questa parte è lenta, no, è bellissimo. Quando lui sbarella con queste due fievi che lo guardano, sì, ciancione, guardano al computer, secondo me è una delle cose più assurde che mi sia capitato di vedere negli ultimi 10 anni, e quindi è impossibile dimenticarsi. Al di là di tutto questo, in realtà poi i dialoghi funzionano benissimo, perché Smith comunque è uno che quando scrive, se sa, scrive quello che gli piace, scrive fluidamente, il film vola via, c'ha il ritmo fantastico, è una commedia che a me ha fatto l'idea a bestia in alcuni punti, eppure l'idea del nazista canadese con questi per la strada, che quando fai flashback in bianco e nero che gli racconta la cosa, è geniale a un tale punto che io il film ho cercato di vederlo sotto due o tre punti di vista. Il primo punto di vista è quello della cazzata, diciamo, l'ho guardato anche con, diciamo, guardiamo sta stronzata, no? Per cercare di vedere se, guardandolo con uno sguardo più distaccato, più cazzaro, venisse fuori veramente che il film era una merda e che mi garba sulla me. Invece no, invece guardandolo verso quest'ottica ti rendi conto che c'è molta più critica sociale, molta più descrizione di un certo tipo anche di ragazzine di questi anni, di quanto in realtà il film stesso voglia far credere. Ma non vi ripeto, comunque si parla del regista di Clerks, che ha raccontato più generazioni, e qui la racconta benissimo. Quindi il mio primo punto di vista, quello cazzaro, era completamente sbagliato. Invece il secondo e terzo punto di vista, che un po' si mescolano, era quello di vedere se davvero
davvero lui voleva girare una commedia surreale, folle e politica. E in realtà quello è quello che è venuto fuori, perché il film è un chiaro film antifascista e antinazista, un film in cui descrive queste due idiote come due poverette, che una completamente lesionata, quell'altra un po' più sveglia, ma però non stupide in quanto stupide loro, ma proprio perché stupide, perché il mondo che le circonda è stupido, e quindi il film è quasi una farsa, ed è questa la cosa interessante, un film realistico in alcuni aspetti che però diventa una farsa e che si trasforma tutto un tratto da commedia a quasi un film di fantasy, con loro che con queste mazze d'oche iniziano a ammazzare e spaccare tutti questi cazzo di Wooster, fino alla soluzione finale che non vi sto a dire perché anche quella è geniale. Quindi da tutto lo sguardo che ho cercato di dargli, ho cercato di vederlo sotto il punto di vista tecnico ed è una fotografia fantastica. Ho cercato di guardare gli attori, sono tutti bravissimi, anche queste due facce di cazzo, e in più c'è Vanessa Paradis, come ho detto, che fa l'insegnante, mi ha fatto ritornare bambino. È un film a tratti geniale, a tratti talmente stupido che quella genialità si confonde, e quindi quando un film è, secondo me, a tratti geniale, a tratti stupido e a tratti completamente assente, diventa un film da vedere ad ogni costo. Ora, non vi dico che questo ve lo dovete comprare e tenere lì, io me lo compro e me lo tengo lì, perché secondo me è roba che non si vede tutti i giorni. A me le roba che si vede tutti i giorni, anche se fatta meglio, spallinata, quadrettata, tutta uguale, uno dietro l'altro, mi sta sul cazzo. Questo film è un film particolare, è un film non per tutti, ed è quello che mi piace dell'ultimo Kevin Smith, che con Red State, Tusk e questo Yoga Hosers in realtà fa un trittico, riesce a fare questa trilogia sull'America moderna e ne parla attraverso un film serio, un film grottesco come era Tusk, horror, e una specie di commedia quasi demenziale come questo Yoga Hosers, dove si può anche ritrovare alcuni spunti di Jay Silent Bob e della sua idiozia più puerile, del suo modo di più bambinesco, ecco, di Kevin Smith. Quindi che dire di più? Chiudo dicendo che questo film è un film che ha due protagoniste lesionate adorabili, però specialmente la figlia di Depp, che è bellissima. Ha un Johnny Depp tutto mascherato, imperdibile, e soprattutto ha un Kevin Smith libero da ogni tipo di freno che gira il cazzo che gli pare. È un po' come guardarsi una puntata di South Park. Se amate South Park, questo Yoga Hosers non può che far parte della vostra collezione. Se non amate South Park e non amate Yoga Hosers, probabilmente non amate, come dico sempre, la mamma. Ora, i primi due film di cui ho parlato magari sono capolavori per me, sono bei film, il primo Night of the Living, però magari possono essere, diciamo così, discussi sulla soggettività del gusto, ma questo che vi sto per consigliare ora, secondo me, è uno dei film più belli degli ultimi 5 anni, andrà nel meglio di sicuro dell'anno, un film straordinario. Paul Verhoeven, dopo aver girato il, secondo me, modesto Black Book, è tornato a dei livelli fantastici. Verhoeven è un regista che è partito negli anni 70 in Olanda facendo film con il grande Rutger Hauer, film sul sesso, thriller, roba un po' particolare. Poi è andata a Hollywood e tutti sanno che ha fatto il successo mostruoso dopo L'amore e il sangue, con Robocop, Patto di forza e via dicendo. Poi è scivolato su Basic Instinct, che perlomeno aveva una messa in scena credibile, e poi è proprio a scatola ghigna nella merda in Showgirls. E quindi lasciamo perdere quella con Showgirls, che c'è anche qualcuno che continua a dire che è un grande film. Questo L invece è un capolavoro. Quindi Verhoeven, dicevo, dopo qualche fiasco è tornato alla stragrande con questo L, interpretato dalla meravigliosa Isabelle Huppert, roba da lasciare il fiato, anche perché secondo me è una donna bellissima, al di là della soggettività e dell'oggettività, è una donna affascinantissima. Che cosa succede? Una donna freddissima che è a capo di un'azienda di videogiochi, sta costruendo un nuovo videogioco dopo l'ultimo successo, e però ha un piccolo problema, viene violentata in casa di brutto, ma veramente violentata, botte da orbi, finestra rotta, scena fantastica, tra l'altro quasi tutta fuori in campo all'inizio con gatto che li guarda, una scena abbastanza particolare. Ma quello che è particolare in realtà è poi come lei reagisce a questa violenza, perché va, si lava, leva il sangue, si sistema e non dice un cazzo di nulla a nessuno, né ai suoi parenti, né a sua madre, con il quale ha un rapporto fantastico, dei dialoghi eccezionali, veramente eccezionali, scritti in maniera micidiale. Lei si tiene tutto dentro, però il film all'inizio sembra quasi voler far che lei esploderà un po', tipo la pianista, no? Di Haneke, anche se con Haneke divide un certo tipo di follia. Insomma, Verhoeven, voglio raccontare un po' della storia, perché poi in realtà è la storia di lei che a un certo punto viene raggiunta
subito, perché poi passa pochissimo, dà dei messaggi in cui si rende conto che lo stupratore in realtà la continua ad osservare, continua a stare dietro, gli chiede se gli è piaciuto, tutte queste cose. E la cosa interessante è che la nostra Michelle in realtà non è disturbata da questi messaggi, ma vuole scoprire chi cazzo è questo che l'ha stuprata. E quindi fa le sue, diciamo, indagini. In questo entrerà il vicino di casa, il suo, quello che ci litiga sempre a lavorare, il giovanotto che l'ama sul lavoro e che crea una cosa porno, insomma, ci sarà un po' di cose nel mezzo che non voglio stare a svelare, perché io credo che questo L, scritto in punta veramente di penna da David Birke, tratto dal racconto di Philip Dunn, o Ho si chiama il racconto, è veramente un film da vedere, perché ci troviamo di fronte a un Verhoeven in grandissima forma. Non c'è un'inquadratura che non sia un'opera d'arte. La fotografia è magnifica, ma a livelli di purezza e di genio kubrickiano, cioè di una bellezza incredibile. Ogni cazzo di movimento di macchina è studiato talmente che non lo noti, ma ti rendi conto che la regia è talmente forte, talmente pregna di idee, proprio per come in realtà poi racconta a flashback anche lo stupro di lei, che viene visto poi da diverse angolazioni. Ed è fantastica lei, la freddezza di questo personaggio quando prende il gatto in braccio, non è che te pensi lo mette nel forno, in quel senso, e ti viene un po' aneche nella mente, la butterà completamente di fuori. No, la cosa bella, poi mi sto a dire, ma questo personaggio in realtà è freddo, non gliene frega un cazzo nemmeno di quello, guarda il gatto e fa cazzo, però lo potevi magari graffiare quello stronzo che mi ha stuprato, lo lascia lì. Cioè, un personaggio completamente assurdo, un film che si ripana poi più in là, che va su dei livelli che lasciano anche abbastanza scioccano in un certo senso, perché è un film che mostra qualcosa di immostrabile e che viene accettato come fosse semplicemente attraversare la strada. Non so come spiegarvelo bene, perché non vi voglio sputtanare quello che succede durante il film, ma il film è veramente un insieme continuo di colpi di scena, senza però essere un film thriller vero che ha bisogno dei colpi di scena. È un film hitchcockiano dentro, un film talmente curato a livello di recitazione, di dialoghi, di estetica, che la sostanza e la forma stavolta sono perfettamente unite in un qualcosa che raramente capita di vedere. A me mi hanno detto che era bello, ma non così bello, cazzo. È un film incredibile, un film dove la Huppert, che in ogni inquadratura accende lo schermo, ma anche perché è diretta da Verhoeven in stato di grazia, ritorna alla vecchia cattiveria di Verhoeven, ritocca la vecchia modo di raccontare le storie in maniera anarchica, senza mai prendere né giudizi né pregiudizi, e in più ha un finale di una crudeltà incredibile in un certo senso. Anche lì poi quando lo vedrete capirete, ma guardatelo sul serio. Il rapporto anche che ha col figlio, ad esempio Michelle, che praticamente è, diciamo così, succube della nuova donna che ha trovato, che è incinta, e anche lì assurdo la nascita di questo bambino, anche lì un casino, perché poi è un film che nella sua assoluta bellezza fa anche ridere. Cioè, a me quello che mi fa mai inquietato è che c'è quattro scene che fai proprio la risata grassa, perché è talmente cinico, è talmente anarchico, è talmente stronzo il personaggio di Michelle, ma in realtà talmente umano, che rimani stupito. Una scena, ve la dico, lei praticamente è piena di amici, è piena di gente circolare, però si capisce che è un personaggio solo, e quando si trova all'ospedale ed è fuori su una panchina e si mette a sedere un'infermiera accanto a lei che manco ha visto e conosciuto, e lui incomincia a raccontare un po' la storia della sua vita, proprio cambia il tono, il modo di recitare, diventa una donna dolcissima, come se dovesse tenere gli affetti per forza lontani da sé, anche perché andrebbe detto, e questo bisogna ve lo dica, il padre di lei è in galera perché ha ammazzato un tot di persone. Non vi spiego il perché, non vi spiego il percone, ma lei è comunque il simbolo di una strage, proprio lei, Michelle, da ragazzina. Un film devastante, di quelli che andrebbero visti 150 volte, è il cinema proprio che ha bisogno, il cinema, cioè di quei film che non hanno mantelli che svolazzano, non hanno gente che dice stronzate, proprio il cinema più ampio, quello che ti fa aprire gli occhi e ti fa ribadire che bellezza vederlo, perché è uno spettacolo visivo, che amore sentirlo e che meraviglia nell'insieme. Cioè, un film che dura 2 ore e un quarto, sembra mezz'ora, eppure la gente dice è lento e noioso, ma lento e noioso andate a fanculo voi Wonder Woman, che è lento e noioso un cazzo. Questo è uno dei film più belli che Verhoeven abbia mai girato, uno dei suoi top 3 insieme a, per me, a Robocop, L'amore e il sangue e ai suoi film olandesi, ma questo è un film di produzione francese, chiaramente sono col cazzo che lo producevano, meraviglioso, dove tutti fanno la loro parte alla stragrande, che sia il direttore della fotografia, che sia il montatore, che siano gli attori, un film eccezionale che riporta finalmente il cinema al suo
vero splendore, quando ancora guardavi questa cosa, questa magia su uno schermo, pensando che fosse qualcosa di impossibile da toccare, impossibile da fare, impossibile da pensare. Ecco, un cinema grandioso che riporta Verhoeven finalmente ai livelli a cui era abituato io da ragazzo, quelli di praticamente un genietto pazzo, che qui mette in scena uno dei film più belli degli ultimi 20 anni e sicuramente uno dei film più belli degli ultimi anni e sicuramente, come ho detto, più bello di questo 2017, un film strepitoso, non so più che cazzo dire, non ve lo voglio sputtanare più di tanto, un film incredibile, sgradevolissimo in tante cose, ma questa sua sgradevolezza è incredibilmente, come ho detto, a volte scansata di botto, come se fosse, arrivasse una ventata da un'ironia anche sul momento che lascia basiti, proprio perché il film è scritto, diretto, interpretato, fotografato e montato come solo un genietto come Verhoeven riesce a fare un grande film, forse un capolavoro. Vediamo se resisterà al tempo, il tempo dà lo spazio ai capolavori, ma per me adesso è un film grandioso, da comprare, riomprare, vedere 100 volte e regalare a tutti quelli che vi dicono io amo il cinema e poi magari in casa c'hanno altro che Catwoman e Fantastici 4. Vi prego, questo è il cinema vero, puro, quello che finalmente riflette l'arte che è in sé sempre e in più intrattiene alla stragrande, quindi la perfezione, uno di quei film in cui non riesco a trovare niente di debole se non il mio, lo sguardo dello spettatore che forse non riesce a prenderlo a pieno, lo dovrei rivedere altre 20 volte per riuscire a capire la bellezza di una scrittura e di una forma così fantastica, un film eccezionale che non può essere altro che il terzo consiglio di questi consigli 2 di agosto 2017, El del grandissimo Paul Verhoeven, che finalmente torna a fare un film degno dei suoi capolavori e forse forse il suo film che preferisco di più. Passiamo ai cessi. Ok, questo mese i cult, consigli 2, i cult li saltiamo a prepari perché sono sfatto, è l'11, non ce la fo, capitemi, voletemi bene stavolta, però i 3 cessi non ve li faccio mancare. Al primo cesso è quello che è piaciuto a tutti, ma quanto è bello, ma quanto ci sono fatte la gente da piccino con quel cartone animato del cazzo, con quella storia di merda vista 150 volte, cioè, a me già mi aveva scassato la minchia quella cazzo di Disney di merda con la Bella e la Bestia. E cosa hanno deciso di fare? Hanno deciso di prendere un grande regista come Bill Condon, regista di Demoni e Dei, di altro, e di mettergli in mano sta stronzata della Bella e la Bestia. Ora uno dice, ma cosa te ne frega? Ma cosa te ne frega? Allora, a me dovete dire, se si può fare un film di 2 ore che è uguale spiacciata al cartone, perché è uguale scena dopo scena, con le anzoni che a differenza del cartone che tanto tanto sono allungate, cioè sti teste di azzo invece di accorciare le anzoni, dice così mi dà un po' d'aria, l'allunghi. Io ero al cinema con la mia moglie come tutte le donne, come tutti gli uomini probabilmente di quell'epoca, ho fissato con questa Bella e la Bestia al cartone, e quindi tutti a bello bello, io al sesto minuto e questo stronzo di Gaston cantava a mezzo al paesino, volevo veramente pigliare il proiezionista e fargli ingoiare tutto la pellicola. Poi mi sono ricordato che non c'è la pellicola, ma c'è purtroppo queste pennine di merda e quindi li fa ingoiare nulla, non li fa nemmeno dura fatica. Ma io vi dico, ma non vi siete resi conto che la Disney vi piglia ampiamente per il culo? Fa soliti film che avete visto, magari a me mi ha fatto cama, magari belli a cartoni, ve li rifà di merda in stop motion come quell'altro libro della giungla, tutti bellissimo, bellissimo, un cazzo, fa cagare al cazzo anche quel film di merda, tutto al computer, un troiaio inguardabile, che avete esaltato tutti voi, ma perché voi siete critici seri, voi che scrivete poi su Facebook e che poi esaltate Netflix, e voi Netflix lovers avete esaltato questa merda di Bella la Bestia. Ora io veramente, raga, se dovete perdere tempo, oltre al fatto che doveva intitolare Tronco, il Groppone e la Bestia, perché quella lì, Ermione, è veramente un è buono mediano, è incapace, canta di merda, resta a culo, quindi si può guardare. E il mostro fatto al computer se lo dovevano mettere su per il culo bene bene. È inconcepibile. I tempi sono allungatissimi, non finisce mai, la regia non esiste perché il poveraccio di Bill Condon ha dovuto fare le scene pare pare al cartone. Quando si sposta dal cartone c'è di sicuro il produttore esecutivo che sta, tagliamo la mano, fai così e non mi rompe il cazzo. Bill Condon presumo abbia preso più soldi per questo lì che per tutta l'altra filmografia di tutta la sua vita, ma porca di una puttana. Ma voi pubblico, e non sto parlando alle 12enni, 15enni, alle bimbettine che si possono guardare, ma qui c'è gente di 40 anni e ci si fa rasponi sopra maschi, sulla Bella e la Bestia.
sia libero della giungla, fatevi cura, trovatemi una bella Fiat, trombate un po' di più, cercate un sistema per capire che la Disney vi sta inculando, vi sta rifacendo le solite cose, ve le sta rifacendo un'altra volta, peggio, recitate a cazzo di Ana, e poi perché, mi chiedo io, debbano fare una Bella e la Bestia ogni 15 giorni? Non l'avano fatto l'altro anno dell'On Vincent Cassel e Cortoponè, faceva cacare a cazzo anche quello, basta. Invece no, la Disney, siccome sa che siete dei coglioni, che qualunque cosa c'è scritto Disney andate a vedere, vi ha rinculato per bene con un film del cazzo che dura 2 ore e mezzo, non ti passa più di una noia mortale, le anzoncine per i bambini di 6 mesi, che forse sono gli unici che si possono divertire a guardare sto troiaio infame. Ci deve essere moria dei registi bravi, perché Scott Hicks era un bravo regista, ma non si sa perché gli hanno messo in mano questo cazzo di film di merda, che questo forse è ancora più brutto della Bella e la Bestia, ce ne voleva. Siamo a Fallen. È la storia di questa lì che se dan ciuccione uno gli dà fuoco. È così che inizia. Se dan ciuccione uno gli dà fuoco all'asa. Allora viene rinchiusa in questa specie di... doveva essere nell'idea in manicomio, invece sembra Hogwarts, cioè viene distrutta in un castello che ci mandano vicino a me in punizione. C'è sta di lusso dove sono tutti belli e tutte belle. Tutti orfisio. E lei chiaramente va ad infilarsi in questa storia dove si narra che durante lo scontro fra Satana e Dio ci fosse un angelo che non avesse preso posizione perché voleva l'amore, ha scelto l'amore e quindi viene reiettato da Dio sulla terra insieme agli altri reiettatori che non hanno preso una posizione. Poi si capisce che in terra alcuni di questi angeli hanno preso posizione verso Satana, altri verso Dio, ma se Iddu, il nostro angelo caduto primario, non Satana ma quello voglia amore, non si decide di dire non voglio amore, piglio o sto con Satana o sto con Dio, lì non si muovono di lì, questi angeli rimangono lì piallati. Chiaramente ha la sua solita cazzo di maledizione in cui incontra la Fia che è innamorata perché ha l'amore e ogni 17 anni questa gli scoppia fra le mani, cioè quindi una maledizione più strozza del mondo, si innamora, la incontra, lei mi fa anche magari mugolone e il mugolone regge, perché il mugolone non viene spiegato, è mugolone, io non ho capito anche se, che lei come da, dice, come do un bacio a uno muoio, ed è fatti in culà, parti dal sesso peso, come no, parti dal bondage, no, è parti dal bondage, parti da altra roba più triste, non lo tocchi mai la bocca, va a fanculo, ci fai di tutto e ci stai fino a campi, ma come no, un gli dai ciuccioni, leccani l'orecchio, cioè capito, tanto la fava ce l'ha e fin dei conti. La storia è tutta lì, lei che viene divisa un po' alla Twilight tra l'angelo buono e l'angelo stronzo, si avvisce dopo 2 minuti come andrà a finire, un film inconcepibile. In 1 ora e 25 si vuole raccontare una storia e ci vorrebbero 15 ore. Non ci si capisce un cazzo, i personaggi hanno confidenza così, cioè si incontrano, ciao com'è, vabbè, allora, si danno ciuccioni dopo 3 minuti che si sono visti, si battono come nulla fosse, e i dialoghi sono da decerebrato, ma proprio roba che il confronto La Bella e la Bestia pare scritto veramente da Voltaire, qui siamo a livelli incredibili, una cosa devastante, l'idiozia, va bene l'idiozia, va bene fare i film per le fie, va bene fare i film per i figli, va bene fare i film per queste teste di azzo di nuova generazione, ma porca di una puttana, ma nasce, cioè, questo video è anche tratto da un libro d'arto, sì, cioè che era pieno di ose, perché poi la mia moglie era anche letta che legge tutto quello che è fantasy, ma porca puttana, ma mentre lo guardava mi diceva, ma che cazzo, io che non ho letto un cazzo stavo guardando il film allibito, cioè guardando e facendo, è l'opposto di Elle, mentre lo guardavo ho fatto, io all'anticinema. È praticamente il pilotone di una serie TV. Questa merda qui la deve fare Netflix. Non la portate al cinema, fatela te, fatevela voi, Infinity, producetelo, me Death Note, fatevi questa mota, tenetevela voi. Ma sto folle, ragazzi. Caduto, sì, il giramento di coglioni, ti ascano le palle, folle in quel senso lì, cioè o caschi e svieni e quindi non lo vedi e stai bene, o ti asca le palle, oppure boh, a un certo punto lasci andare come me. Cioè ti asco sì le braccia, Fallen, Arm Fallen, così. Lo guardi con questo sguardo lì per 1 ora e 25. Guardi la tua moglie sì, e fai, ma era così anche nel libro. Non era così nel libro, ma vabbè, lasciamo perdere, forse la pro. Ma sto guardando questo sul serio. Ecco, tu, io il film l'ho seguito così, cercando di capire se quello che stavo guardando era davvero cinema. Poi mi sono reso conto probabilmente che stavo sognando e che questo folle non esiste e che come tutti i consigli e gli sconsigli di ogni mese andrà a scomparire da questo bancone alla velocità della luce facendo anche il suo giusto rumore.
Allora, il terzo è questo cazzo di film che, di nuovo, i cosiddetti critici della rete, queste teste di azze, scrivono su Facebook che sono bravi, che sono intelligenti, che vedono i film loro, che sanno tutto loro, per poi esaltare questa merda tipo Fast and Furious 8. O finalmente l'ho visto, potevo tagliarmi una gamba, cazzo, avevo meno dolore. Probabilmente l'amputazione di una gamba oppure l'estirpazione di una rotola sarebbe stata meno dolorosa per me. Perché? Perché questo è il film è diretto da F. Grady Gray, che era anche un buon regista, è un regista, sapeva fare il suo lavoro, ma qui non si può più, non ci siamo ormai. Oltre al fatto che mentre si guardava anche lì quelle, la prima mezz'ora si è fatto, allora capiamoci, è Fast and Furious 8 o è Super Fast and Super Furious? Cioè è una parodia, perché il film è una commedia, cioè ormai diventa una commedia, è una battuta dietro l'altra, una stronzata dietro l'altra. Naturalmente la gravità non esiste, i tempi non esistono, le macchine vanno a una velocità impossibile, il foam brucia, il ghiaccio un ghiaccia, i cazzotti nel muso un lasciano lividi. In più sono tutti talmente fardati e truccati che per io, Charlize Theron, che spero sia lei, l'ho riconosciuta al 45esimo minuto. Ma è Charlize Theron, questo alieno di merda, che cocorasta, inconcepibile, cioè cercano di dare forza. I protagonisti sono in realtà, perché poi Vin Diesel lo mettono un po' da parte, The Rock e Jason Statham, cioè due tra i più cani dell'universo che sono i veri protagonisti. E poi il film è talmente scritto di merda che Torello diventa cattivo, diciamo, e va contro la famiglia. Poi c'è quest'osa della famiglia mafiosissima che è insopportabile dal primo episodio, che tutti ha la famiglia. Famiglia è un cazzo. Se questo è un pezzo di merda, famiglia quanto cazzo di pare, si leva tre passi dai coglioni da me. Sta famiglia dove accettano tranquillamente, cioè sono stata me e il fratello che sono stati cattivi per otto film, che hanno sgozzato Desi, hanno fatto saltar cinese, sgozzato la FIA, ammazzato me, allora è buono, cosa vuoi che sia? Perché io sono come voi, sono della gente. Un film talmente brutto, le scene d'azione veramente sono girate da schifo, il povero Gray, e l'hanno detto gira come girano tutti questi stronzi, perché inizia, c'è 8 minuti di ralenti, finisce ce n'è altri 8 e nel mezzo ce n'è un'altra ora e 20, poi forse c'è mezz'ora di film dove non c'è ralenti e velocizzazioni. La fotografia non è che è bruciata, è strinata. C'è delle parti dove a Cuba, c'è la parte iniziale a Cuba dove tutti i cubani, yeah, felici su palazzi, una Cuba allucinante dove fanno vedere in cielo, tanto per far capire che Cuba ci si capisce in cazzo. Lui va via da Cuba, gli fanno vedere che c'è il figlioletto, una trama, cioè 5.000 sviate di trama per poi essere, c'è Toretto, c'è il figliolo, non lo sa nessuno, invece di andarla di direttamente a suo amico, c'è il figliolo, cazzo ne frega. Poi guardato, perché non vi sputtano anche questo, il segreto per la quale lui deve stare con la cattiva è che c'è il figliolo. E che cazzo te ne frega, vai a prendere il figliolo, non sei dritto. Spacca il vetro, pigli lei il figliolo, ti levi dai coglioni e li fa la bionda. Ora vieni lì che ti fa un culo secco, la mi banda. No, invece è talmente idiota da dove fa un piano assurdo con una Helen Mirren, poverina, che quando la vedo nel film simi mi sento male. Un'attrice del cinema, è un film che è una merda, che voi coglioni del cazzo, che continuate ad andare a vedere al cinema, ne vogliamo fare 15. Ora c'è lo spin-off on the Rock. Ma vi detto, io non so dove va a finire il mondo, io ho visto e devo vedere Fast and Furious 8, ora un dio questo, ma porca di una troia, ma ve l'ho detto 100 volte, produttori, ma tanto non mi guardate, ma John Wick, siete riusciti a beccarne uno d'azione ogni tanto, cazzo, Sleepless non era male, c'è qualcosa avete beccato, ma andate su quel genere lì, tanto incassate uguale, spendete meno di questi attori stronzoli che sono 64, che vi costano 120 milioni, evitate di far cascare le macchine dal 16 piani che poi non si rompano nemmeno furano. Questi film lì devono scomparì dalla faccia della terra, tanto non mi cagherà mai nessuno, è l'incasso più grosso di una settimana, queste teste di cazzo su internet tutti felici, il più grosso incasso, e cazzo sei felici, e tanto il più grosso incasso della settimana, e l'ha fatto porca troia Le Conte, l'ha fatto sta stronzata di film Fast and Furious 8, ma vi rendete conto, 8, altri 2 siamo ai 10, e quindi siamo ai 10 cazzo comandamenti di Fast and Furious. Cioè siamo partiti che il primo Fast and Furious era una merda, dove andavano in macchina, però avevano copiato Point Break, facciamo Point Break di merda a macchina. Ormai siamo arrivati alla fantascienza, il prossimo probabilmente combattono contro Michael Myers e Jason Voorhees, è venerdì 13, cioè come cazzo li ammazzi questi, nemmeno non li furmini, nemmeno li spara a pattorello lì, tu cazzo siamo, gli spareranno 5.000 mitragliatrici addosso, nemmeno lo sfiorano, porca troia, che cazzo è fatto, l'uomo senza ombra.
un film delirante. Avete rotto il cazzo. Ti ho detto, la prossima mi aspetta che sia contro Michael Myers e dopo nello spazio in Guerre Stellari. Star Wars episodio 9, arrivato Lello. Perché è impossibile. Avete rotto i coglioni. Se vedo un'altra volta un film, se vedo Fast, vi giuro che spero, se ce la faccio, perché poi uscirà, se non c'ho più la videoteca, spero di non doverlo fare. Cazzo, Fast and Furious 9 non lo guardo manco per il cazzo. Il 7 c'era James Wan, ho voluto fare questo danno. L'8 c'era Gray, ho voluto fare questo danno. Il 9, a meno che un lo diriga, David Cronenberg, e questi film diventino una serie di una setta di pazzi che strappa in due tutti quelli che amavano Fast and Furious, io non lo guarderò mai più. Ci avete veramente frantumato i coglioni, voi con questo action muscolare. L'action muscolare è una merda. L'action è action quando lo fa Walter Hill, quando lo fa Sam Peckinpah, quando lo faceva Carpenter. Questo non è action, questa è una merda. Ma di velle così, mi pare di essere chiaro, una merda, che vale per 8 però, perché sono Fast and Furious 8, quindi per me è una merda il primo, l'ultimo è 8. 8 merde, o tutte insieme, come sono merde tutti gli attori, la fotografia, tutto. Un vero film del cazzo, ma non brutto, perché brutto era quello di prima. Questo è proprio merda, ve lo ripeto, blockbuster di merda che voi andate a vedere, che voi fate incassare. Quindi è solo colpa vostra se il cinema sta diventando quello che è ormai, una baracconata per coglioni. Ah, quindi da video dove mi invita Magento ho fatto questi consigli, che sono solo 3 consigli di film buoni e 3 eccessi, per far veloce perché non c'avevo tempo e ho già superato il tempo, so lavorare mezz'ora di più, quindi non ho più voglia, sono sfatto. Non ho più voglia di fare video, ma sono proprio sfatto di andare a casa a mangiare la famiglia. Quindi saluto video da video dove mi invita Magento, Ele che è qui e Marti che ci fa, come al solito, mi aiutano a fare video. Saluto Ilaria Dallara dal Torino oggi, che mi è venuta a trovare col suo uomo, quindi grazie di essere passata. Ilaria, dopo 6 anni ci siamo conosciuti. Saluto Federica R e Chiara Pani che mi mandano i loro salutori, quindi anch'io ricambio i saluti. Saluto Claudio Bartolini, saluto Alessio il Porchier, saluto Pippo e Birramiata, andateci a becco come al solito. E che vi devo dire di più? Questo mese è andato così, le monografie sono startate, l'Oriente è startato, io cardo, si spera finalmente a settembre-ottobre di poter andare da Deodato e fare questa monografia, intervista con Deodato, però vi assicuro che a settembre, per farvi al minimo riprendere dal fatto che non ho fatto Oriente e monografie, vedrò di farne un paio di entrambi, vediamo come mi piglia, perché si sa, io i video li faccio aggiornata a come piglia a me, alla mia moglie, a Martino, a chiunque c'è intorno che mi fa, perché un consiglio di questo, un po' la logica è questa. Quindi qui il lavoro di squadra continua, da video dove via Magento 85 è tutto, un buon augurio dal Frusciante che sta a soffocare e che ha una fame che muore.